lui non voleva insegnare, non era questo che voleva, però lo faceva col suo esempio, per come era. In quello che ha lasciato ha cambiato profondamente me e sono un po' migliore di prima grazie a lui. Tanto affetto con la sua semplicità, con il suo modo d'essere, con il suo modo di vivere e di vedere la vita. Queste le parole commosse di Daniela Vergara, la moglie di Luca Giurato, all'arrivo del feretro del noto conduttore televisivo a Piazza del Popolo. Oggi siamo qui per lui, per Luca. Tra i primi ad arrivare alla chiesa degli artisti, Mara Venier, grande amica di Luca Giurato. Siamo qui in silenzio e basta. Un legame intenso il vostro, che vi legava, fatto di risate, di tanti ricordi. Beh, insomma, tanti. Tantissimo, oggi c'è stata la conferenza stampa di Domenica In e non potevo non cominciarla ricordando Luca, perché 31 anni fa abbiamo cominciato la mia prima Domenica In con lui, solo per lui, e lui che mi ha voluto, per cui vero signore. Un uomo gentile, per bene, allegro, un collega sempre pronto ad aiutarti, così lo ricordano i suoi colleghi. Luca è il carissimo, sta un carissimo amico per me, gli ho voluto bene, abbiamo lavorato insieme, delle mattine metteva una grande allegria. Luca è stata una persona stupenda ogni giorno della sua vita. Aveva sempre una buona parola per tutti, non ho mai visto litigare, era tranquillo, sereno, cordiale. Era sempre lui che ti tendeva il suo braccio, le sue mani, proprio per farti vedere che c'era, che ti sosteneva. All'uscita, dopo il rito funebre, un lungo applauso, ha salutato per l'ultima volta Luca, indimenticabile protagonista della televisione italiana. E allora andiamo in diretta con Giuseppe Di Tommaso, che è lì a Piazza del Popolo. Naturalmente io voglio mandare un grande abbraccio con tutto il mio bene a Daniela Vergara, davvero un'amica e una collega a cui voglio molto bene. Giuseppe, raccontami. Alle 14.45 è arrivato il feretro di Luca Giurato qui a Piazza del Popolo, accolto da un applauso. Tante le persone, oltre ai colleghi, che sono volute venire in piazza nonostante la pioggia battente per salutarlo alla Chiesa degli Artisti. E poi c'erano i colleghi che hanno condiviso momenti, hanno detto indimenticabili, collaborazioni di lavoro che non dimenticheranno mai, accompagnando questo ultimo viaggio di Luca Giurato. Hanno voluto ricordare la generosità, la spontaneità, ma soprattutto la voglia di aiutare sempre gli altri. Daniela Vergara, durante il rito funebre, alla fine, in conclusione, ha voluto leggere una poesia di Eugenio Montale, "Ho sceso dandoti il braccio", che un po' rappresenta la loro storia d'amore, una storia d'amore che è durata davvero per tantissimi anni. All'uscita poi di nuovo tanta commozione e un saluto a questo conduttore, dottore giornalista molto amato, soprattutto per quell'abbraccio che trasmetteva e per quell'allegria che portava nelle case dei telespettatori. Mara Venier, che è stata compagna di viaggio non solo lavorativo ma anche un'amicizia lunga e profonda, molto commossa, è venuta a salutare Luca e l'ha voluto anche ricordare oggi durante la conferenza stampa di Domenica In. È stata davvero emozionante per tutti, Alberto, per chi ha conosciuto Luca, ma anche per chi l'ha solo vissuto guardandolo in televisione. Sono stati momenti intensi in questo ultimo saluto a un grande protagonista della televisione italiana. Grazie Giuseppe Di Tommaso.